Ad orologeria sistematicamente qualcuno si diverte a creare allarmismi. Se un cittadino chiama un escavatore per fare una recinzione, il campo nomadi, come è successo, mi hanno telefonato cittadini perché qualcuno sistematicamente allarma la popolazione. A questo comune non è arrivato nessun foglio del genere, non mi è stato mai prospettato nulla del genere e tutti sanno come la penso in riferimento a questa problematica. Credo che l'amministrazione, che può fare sicuramente di più, però da questo punto di vista ha fatto già molto. Abbiamo dato ampia dimostrazione di quello che abbiamo fatto. Abbiamo demolito 72, se non erro, appartamenti al Serpentone, che sommati ai 32, ai 36 della precedente amministrazione, per circa 1 milione di euro di spesi, di soldi spesi. Abbiamo fatto un'ordinanza per la demolizione delle torri e grazie all'aiuto di molte persone siamo riusciti a debellare quella situazione particolare. Stiamo facendo attività continue, anche quest'estate credo che sia stato fatto un lavoro egregio da parte delle forze dell'ordine, da parte dei vigili urbani, della Polizia Marittima nei confronti degli stranieri e dei cosiddetti VCUMPRA sulle spiagge. Si sta facendo un lavoro serio da questo punto di vista. Non c'è nessun campo nomadi, nessuno ha mai sottoposto a questa amministrazione di portare dei nomadi da queste parti. Esistono sicuramente delle zone del territorio, io ho più volte segnalato ai carabinieri, alla polizia, in prefettura, ai nostri vigili e tra parentesi approfitto per comunicare che a breve faremo un incontro sulla sicurezza con le forze dell'ordine. Su delle zone del nostro territorio e quindi parliamo delle Salsare Alte, dove c'è un piccolo agglomerato di extracomunitari e qualche nomade, e in altre piccole zone del territorio, compresa la zona della Banditella Bassa. Quindi l'interrogazione che fanno certi consiglieri, creando disagio e panico e mettendola poi nei social network, non serve assolutamente a nulla. Io ho già risposto nei vari consigli comunali. L'ho detto, ridetto, se serve lo metterò anche per iscritto. Però, se loro sanno che c'è qualcosa di diverso, cosa che noi non sappiamo, lo dicessero in maniera che io, insieme con i nostri cittadini, farò di tutto per scongiurare questo. Se serve, occupiamo le istituzioni, blocchiamo la pontina e vediamo dove vogliono arrivare. Oggi come oggi, però, ribadisco, non c'è assolutamente nessun documento. Nessuna richiesta, nessuno mi ha mai fatto pervenire, non sono mai stato convocato per tutto questo e voi sapete, e quindi per rassicurare i nostri cittadini, che sono estremamente contrario a questo tipo di soluzione. Ecco, qualora dovessero arrivare degli avvisi, delle comunicazioni, da quale ente, ce le dovremmo aspettare? Regione Lazio, piuttosto che Comune di Roma, visto che spesso i campi nomadi insistono su quelle fasce di territorio, quindi chi dovrebbe in teoria avvisare Ardea di un eventuale, che a questo punto non abbiamo conferme effettive, come ha detto lei poc'anzi, eventuale richiesta di aiuto in questo senso dalla Regione? Da chi dovrebbe arrivare questo allarme, insomma? Noi la grossa problematica che abbiamo e che stiamo subendo ormai da diversi anni è dal campo nomadi che abbiamo sulla Pontina, che di fatto non sta sul nostro territorio, non sta sul territorio di Pomezia, ma invade le nostre due città creando problematiche non indifferenti. Ora quel campo nomadi è sotto la direzione del Comune di Roma ed è sotto il controllo di una delle convenzionate del Comune di Roma che è Risorse per Roma, che ha il monitoraggio di questa situazione. Ad oggi, a me non è pervenuto mai nulla da questa società, tra parentesi io ci lavoro, quindi dovrei saperlo per primo. Quello che so, per esempio, e l'ho comunicato a chi di dovere, che diversi nomadi che stavano là dentro sono stati scacciati perché gli è stato conclamato che avevano delle proprietà immobiliari su Aprilia, su Anzio e su Ardea. Quindi, quali sono le istituzioni? Francamente io posso avere riferimento semplicemente col Comune di Roma, ma comunicazione dalla Regione o dalla Commissariata Provincia di Roma o addirittura dai Dipartimenti dello Stato, a me non è mai pervenuta. E sul discorso Salsare, ne abbiamo parlato anche spesso, si faceva riferimento anche all'importanza in questo senso invece della Regione Lazio come
organo che deve in qualche maniera dare i fondi al comune di Ardea per continuare con questi abbattimenti. Cosa avete previsto per i prossimi mesi? Continuerete a richiedere questi fondi? Avrete qualche spiraglio per abbattere un'altra parte del serpentone prima della fine di quest'anno, oppure magari pensa che si dovrà aspettare un po' di più? Io credo che a come sono oggi le bocce dal punto di vista finanziario, non credo che i nostri cittadini possano sopportare ulteriori ordinanze da parte mia per demolire le restanti parti del serpentone. La Regione ha emesso una determina che dovrebbe dare copertura a quell'ordinanza che noi già abbiamo coperto con i soldi dei cittadini, tra parentesi. Però ancora oggi non è pervenuto a questo comune nessun euro, non ci è pervenuta una lira. Che vuol dire? Dai tempi di, mi ricordo all'epoca, nella passata amministrazione, dell'architetto Patrizia Colletta, che rappresentava l'urbanistica della Regione Lazio e di tanto in tanto ci forniva in partita di giro, attenzione, non è che noi abbiamo chiesto soldi a fondo perduto, abbiamo chiesto soldi per fare delle iniziative e avremmo rimborsato negli anni quelle iniziative. Beh, da quando è andata via la dottoressa Colletta non abbiamo più avuto una lira, per il momento abbiamo fermo circa 500.000 euro che hanno a che fare con la demolizione delle salsare, c'è una determina di settore, ma non c'è ancora la liquidazione. Che dire, l'interesse nostro è quello di demolire, riqualificare, rigenerare, come sempre abbiamo fatto. È chiaro però che con la situazione economica che abbiamo è veramente, veramente complicata. L'altro nodo importante riguarda anche le torri. Abbiamo insomma potuto vedere la bontà dell'operazione fatta qualche mese fa e tanti cittadini ora si chiedevano dell'acquirente. Le torri sono andate all'asta, sono state effettivamente poi comprate. Qual è il futuro? Ha delle notizie a riguardo, così anche per aggiornare su questo Ma io aspetto? ho notizie di così, come si suol dire, di seconda mano. Sicuramente, da quello che mi ha comunicato il giudice, l'immobile è stato acquistato da una società o da una serie di società. Comunque è stato acquistato da un privato che dovrebbe a breve presentare un progetto di riqualificazione o se faranno il piano casa. Ma credo che il piano casa da qui, a fine anno verrà. Fine gennaio. Sì, quindi per Sì, fine. almeno Qui a fine gennaio il piano casa dovrebbe saltare o essere modificato, quindi credo che andranno a riqualificare quell'area, ma penso che già si respiri da quelle parti un'area decisamente migliore. Luigi, volevi aggiungere qualcosa, qualche domanda? Io volevo dire solo una cosa. Secondo me si è confuso un attimo tra rom, zingari, nomadi, non so adesso come chiamarli, e Vucumpra. I Vucumpra sappiamo che quelli che girano sulle nostre spiagge e sono persone che vengono buona parte da fuori, stanno quei 3 mesi e se ne vanno. Quindi, ammesso che non fossero state fatte queste due o tre operazioni contro i Vucumpra, che poi non è che sono state risolutive in parte, perché hanno preso due, tre, quattro carretti, quindi niente di eccezionale per ogni volta, sì e no. Quelli sono comunque persone che stanno da una parte, che bene o male lavorano, che non creano problemi. A differenza di questi nomadi che noi vediamo in buona parte nel serpentone delle Salsare, dove una palazzina è rimasta ancora in mano a loro e un'altra parte di complesso è ancora in mano a loro perché quando era vuota nessuno ha provveduto. E mi riferisco a quella attorno alla parte commerciale. Poi lui ha citato le salsare. Beh, le salsare noi ce ne abbiamo lì dentro parecchi, parecchi e parecchi, dove hanno costruito addirittura manufatti con ordinanze di demolizione di ripristino dei luoghi, che non si è fatto, con un discorso che basterebbe non fargli allacciare la corrente elettrica a chi sta là dentro e quindi si bloccherebbe il tutto, oltre che quelli che noi ci abbiamo, di questi nomadi, che hanno acquistato regolarmente case e terreni nella zona della Florida, della Salsare, della California, addirittura di Colle Ruino.
Quindi il problema è più grosso, forse qui il problema è non farci venire gli altri, cercare di non farci venire gli altri, ma questi che ci stanno lì dentro in quelle attività, qualche cosa bisognerà fare, non è che si può aspettare la regione, bisognerà impegnare un minimo indispensabile come è stato fatto per le torri e sicuramente il problema potrebbe risolversi, in modo che capiscono gli altri che ad Ardea tolleranza zero. Sì, io ho parlato prima dei Vucumpra, non per dire che i Vucumpra disturbano la sicurezza dei cittadini, ho parlato perché comunque c'è stata una forte richiesta da parte dei commercianti e di certi cittadini per un intervento. Si era arrivata a delle domeniche dove non si riusciva più a vedere il mare per quanti carrelli passeggiavano sulle spiagge. Devo dire che comunque quelle iniziative che sono state fatte settimanalmente hanno avuto un riscontro, non tanto dal punto di vista numerico quanto per far sapere a tutti coloro che volevano venire da ste parti che esiste un sistema di repressione. Di fatto molta di questa gente è gente che monta sugli autobus la mattina e va via la sera, ma è vero pure che crea un disagio dal punto di vista igienico quelli che restano a dormire da queste parti e quindi reprimerli o controllarli credo che sia una cosa giusta. Le demolizioni di cui parlavi tu, Luigi, io sono perfettamente d'accordo, sarei pronto a farle domani mattina sia intorno alla zona commerciale del Serpentone, che se ti ricordi bene siamo andati più volte a vedere, sia l'ulteriore palazzone. Il motivo dell'incontro appunto su un comitato della sicurezza a carattere locale è proprio per capire esattamente cosa possiamo fare intanto per dare una prima controllata e per fare in modo che domani, che ci sarà la possibilità di avere 100 lire o qualche soldo da parte, intervenire in tempo reale. Tra parentesi, se ce la facciamo da qui a qualche tempo, dovremmo fare gli interventi di sicurezza su quella zona, tipo il muro di chiusura del, credo che sia di Viascoli, c'è da fare un intervento di nuovo di bonifica di tutta quell'area, perché comunque quell'area lasciata un po' in abbandono in questa fase è stata motivo di ricettacolo di tanta immondizia da parte di questa gente. Quindi si vuole fare un piano d'azione insieme con tutte le forze dell'ordine per fare un primo intervento, ma non soltanto lì. La comunicazione che ho dato anche in prefettura è quella di verificare anche le zone alte, le zone famose dove sia l'estate che l'inverno vediamo che qualcuno si diverte ad accendere dei fuochi. Anche l'altro giorno ho comunicato alla Guardia di Finanza la mail che mi mandavano dei cittadini e credo che abbiano fatto degli interventi. Non so se vedete, ci sono stati una serie di sequestri. Quindi c'è da creare una piccola task force, come più volte abbiamo detto, per fare degli interventi specifici. Nel frattempo, ma questo non ha nulla a che fare con la situazione dei Rom o dei camminanti o degli extracomunitari, stiamo facendo con le guardie del comune, con i vigili urbani, tutte le mattine i vigili urbani escono insieme con l'azienda della raccolta differenziata e multano coloro che non rispettano le regole. Quindi approfitto per comunicare ai cittadini di fare molta attenzione al sistema di differenziare, perché ormai è passato più di un anno in alcune zone, in altri casi più di 2 anni, credo che sia giunto il momento di far diventare questa benedetta immondizia una ricchezza per il nostro territorio, il che vuol dire che recuperare significa spendere molto di meno e vivere in un mondo forse più civile. Ecco, tra l'altro, proprio parlando di questo problema, l'abbandono dei rifiuti, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni anche in zona via Campo di Carne, Torso Lorenzo, all'altezza dei campi da calcio. Insomma, c'è questo fenomeno che è reiterato, quindi ben vengano questi controlli da parte della municipale. Visto che parliamo anche di polizia municipale e visto che abbiamo parlato anche di Salsare, abbiamo intanto potuto notare come il corpo dei vigili di Ardea abbia avuto qualche innesto ultimamente a livello di personale. Mi domandavo e le domandavo, visto che se ne è parlato anche qualche tempo fa in consiglio comunale, sarà possibile vedere i vigili urbani del territorio di Ardea magari armati? Poiché è capitato anche di recente con un furto di un camper ad alcuni turisti francesi e questo camper sia stato ritrovato sul territorio in zona Salsare, però magari gli agenti erano un po' impauriti per intervenire poiché non avevano l'attrezzatura necessaria. Siccome sta diventando molto importante anche il loro apporto, si potrà riparlare anche di questa questione in consiglio oppure la vede ancora un po' lontana e difficile? Guarda, io dico sinceramente, ideologicamente io sono contro ogni forma di arma, come sono contro ogni forma di violenza. Capisco pure la necessità in alcuni casi, ma armare persone non formate non è una cosa molto semplice. È chiaro,
Se il Consiglio Comunale deciderà qualcosa del genere, bisognerà formarle. Però io sono sempre del parere che il vigile urbano non deve andare in giro armato. Anche in questi casi, nel caso in cui hanno trovato questo camper, credo che abbiano chiamato la polizia e i carabinieri che sono intervenuti. Quindi di fatto è stato ottenuto il risultato. Ho estrema paura, terrore di avere una società dove ognuno di noi ha una pistola alle tasche. Quindi non, personalmente non mi trovo d'accordo, però se c'è una volontà, mi rimetto alla volontà del Consiglio Comunale, ci mancherebbe. Nella questione specifica invece di un aumento di personale, credo che qualcuno l'ha notato, molti anzi l'hanno notato, che siamo riusciti ad assumere tre vigili della graduatoria che ci permettono di far respirare anche gli altri vigili che costantemente sono in difficoltà. Parlando con i cittadini tutti i giorni, il ragionamento che fanno è quello che ci vorrebbe un vigile per ogni angolo di strada, però diventa veramente difficile. Io vedo che girando invece c'è tanta brava gente, ci sono tante persone serie, tante persone capaci. Facciamo l'esempio della differenziata. Se su una via dove sono 100 famiglie, due famiglie non fanno una differenziata e buttano una busta per strada, l'intera strada è sporca. Quindi far capire a quelle due famiglie, far nascere una coscienza a quelle due famiglie, non è una cosa da tutti i giorni. È una cosa che, io lo dico sempre, la differenziata per un paese è una rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale non si fa in due giorni, ci sono voluti gli anni. Quindi dico, cerchiamo tutti insieme di far capire a chi non rispetta le regole che vanno rispettate. Poi, alla fine, se c'è qualcuno che non le rispetti, beh, allora deve intervenire un organo superiore. Però approfitto per ringraziare tutte quelle persone serie che invece fanno la differenziata e che giornalmente comunicano a me, agli uffici, alle persone interessate, tutto quello che non funziona. Il che vuol dire che il territorio non ha soltanto quei 100 dipendenti, ma ha anche quei 4-5 mila persone che giornalmente lavorano di concordia con noi e che ci rendono dotti di quello che succede nell'intero paese. Ecco, la domanda che faccio in tal senso, visto che parlavamo di controlli anche della municipale, per chi soprattutto non si attiene al regolamento e quindi scarica abusivamente, con le sanzioni saranno molto salate proprio per reprimere questo fenomeno? No, le sanzioni sono le sanzioni che già sono sulle varie ordinanze, sui nostri regolamenti. La sanzione va dal differenziare in maniera sbagliata, dal differenziare per esempio gettando il tutto dentro le buste nere. Adesso cercherò di fare un'ordinanza per togliere proprio dal mercato la busta nera, perché quello che viene differenziato deve stare dentro delle buste trasparenti, dal conferimento nelle giornate sbagliate, dal conferimento nell'orario sbagliato. Faccio un esempio, tanta gente si sveglia la mattina e appoggia la busta fuori casa. E non capisce che magari il netturbino è passato alle 3, alle 4, alle 5 di mattina, il che vuol dire che quella via rimarrà sporca per l'intera giornata e quindi sembra che il paese non è mai pulito. Se invece l'orario di conferimento, che potrebbe essere dalle 8, dalle 7, dalle 9 fino a mezzanotte, l'una alle 2, viene mantenuto in modo corretto, la mattina quando passano i ragazzi a raccogliere, avremo per un'intera giornata la nostra città pulita. È chiaro che molte cose vanno migliorate, vanno perfezionate. È chiaro che fare poi, tra parentesi, una differenziata senza avere un'isola ecologica diventa veramente complicato. Sto appunto facendo delle direttive anche su questo, perché avere un'isola ecologica diventa il polmone delle necessità, la chiamo. Per esempio questa mattina abbiamo visto c'era l'isola ecologica, quella temporanea sotto a Sant'Antonio. C'è stata un'affluenza di gente, una cosa spaventosa. Vuol dire che la città ha necessità di posti dove conferire ingombranti, inerti, eccetera. Questo va sicuramente perfezionato, ma soprattutto va creata una coscienza all'interno delle famiglie. Quindi riprenderemo a breve all'interno delle scuole dei piccoli corsi di informazione per i bambini, per i migliori bambini che differenziano. Di solito i bambini dentro le case, dentro le macchine, sono quelli che per primo dicono «Ah, che cosa state facendo?». Tutto questo per arrivare a che cosa? Alla possibilità di vivere in un mondo civile, vivere in un posto pulito e soprattutto vivere meglio, che è l'obiettivo credo di tutti. Sindaco, scusa, io però volevo ritornare sul discorso della polizia municipale.
Intanto che armati non è che vuol dire che uno che ha un'arma in tasca, perché ci girano tanti militari, per cui ci sono dei vigili più o meno precossi, più o meno pratici, ragazzi anche, qualche luna magari che non se la sente. Perché altrimenti secondo me è un problema e creiamo problemi noi alle forze dell'ordine. Perché un agente della polizia municipale ha gli stessi compiti e gli stessi doveri di intervenire una volta che ha trovato quel famoso camper, di agire per portare a risoluzione tutta la pratica. Se il vigile è costretto, una volta che entra dentro le zanzare o da qualche altra parte, a chiamare polizia, vigili e carabinieri, è inutile che gli mandiamo in giro a sprecare il benzina, facciamo fare una chiamata, comandante, corri. Vedi Luigi, mi trovo perfettamente d'accordo con te, però io non ho detto di essere contrario. Io ho detto ideologicamente come la penso. Ho anche ribadito che se il Consiglio Comunale se decide il contrario, io se ti ricordi bene su quella mozione presentata da un consigliere comunale non mi sono espresso, non ho votato, ho lasciato che il Consiglio Comunale decidesse cosa fare. È chiaro che una pistola in mano a un bambino credo non sia possibile, ma una pistola in mano a delle persone preparate credo ne facciano buon uso. Il concetto è, io personalmente sono contrario a ogni forma di arma. Faccio un esempio, nella mia famiglia c'è stato sempre mio padre, mio fratello, cacciatori. Io sono andato tante volte a farmi una passeggiata per campagne, ma non sono mai stato a caccia con loro e soprattutto non ho mai sparato un colpo con un fucile. Quindi dimostro esattamente quello che penso. Ma se necessita, se si ritiene opportuno, se il Consiglio Comunale è favorevole, la cosa si fa. Punto. Forse non mi sono spiegato. Al di là di quello che possa decidere il Consiglio Comunale, sì, e rimane poi a questo punto superfluo un comando di polizia municipale, perché se per ogni cosa è costretta a chiamare i carabinieri, come abbiamo visto, lui ha citato un caso. Ma non è soltanto il comune, non è soltanto il comune di Ardea che ha i vigili urbani non armati, sono migliaia i comuni d'Italia che hanno fatto questa scelta di campo, cioè anzi, che non hanno nessuna forma di arma. Vabbè, comunque è una scelta, rimane sempre una scelta del Consiglio Comunale, non è una scelta che dipende da me. Non è che io con un'ordinanza posso armare le persone. Io credo che il lavoro che dobbiamo fare sulla sicurezza non è determinato se i nostri vigili hanno un'arma o meno. Anzi, un vigile evangelico con un'arma rischia che chi gli sta davanti magari è ancora più spaventato e usa la sua arma. Noi siamo, io personalmente sono un pacifista per natura, le soluzioni vanno trovate in altra maniera. Intanto faremo questa riunione sulla sicurezza, l'avevo già comunicato alla Guardia di Finanza, ai carabinieri, alla polizia, per stabilire un piano di intervento su delle aree del nostro territorio che hanno diciamo delle particolari esigenze, chiamiamole così. Io per esigenze intendo non soltanto quella colonna di fumo che si vede, ma persone che viaggiano con le macchine non rispettando i limiti, oppure persone che continuano a gettare l'immondizia di fronte casa, creando disagio a tutti coloro che rispettano le regole, o addirittura aree del territorio dove mi viene segnalato dall'ufficio ci sono ancora degli abusi, il che vuol dire che faremo una perimetrazione di queste zone e faremo degli interventi specifici. Poi magari, fatta questa riunione, che dovevo convocare questa settimana, per questione di bilancio ho fatto slittare, credo nella settimana prossima, faremo questa riunione e poi vi metterò al corrente e aggiorneremo così la città di quello che sta succedendo. Vorrei concludere solo con una cosa. Giorni fa il comando della municipale ha posto sotto sequestro un'area di 2000 metri perché presa a discarica, e sappiamo che in quella zona ce ne sono parecchi, che è stato preventivato di circa 10 milioni di euro se si dovesse bonificare. Fermo restando quello che è l'inquinamento dovuto ai funzionari che ci abbiamo, secondo me il problema diventa un altro. Ma può essere mai che su quella strada d'accesso, in quelle zone, non si riesce a prendere il camioncino che entra o che esce, quelli che entrano e che escono, perché per strada li vediamo girare, raccolta calcinacci. Ma uno se dovrebbe chiedere... Vedi Luigi, io ti voglio dare una risposta, non mi voglio dilungare di più su questo argomento perché l'abbiamo preso tante volte, perché oggi tenevo in modo particolare alla questione allarmistica messa in atto sui Rom.
Sulla questione, sulla questione, non lo so, non mi pare che quella zona che è stata sequestrata appartenesse a dei rom, anzi. La cosa che posso dirti però, anche sul tuo suggerimento, perché più volte me l'hai fatto notare, io l'ho fatto notare alle autorità competenti, il motivo appunto dell'incontro è anche quello, anzi, non ti dico qual è, ma i motivi sono quelli di cui parliamo giornalmente con le persone normali. È chiaro però che non è pensabile, come poi di fatto sta succedendo, che nell'arco di 2 anni una pubblica amministrazione possa risanare 50 anni di situazioni difficili. Faccio l'esempio della famosa cava, va bene? La cava, quella zona, era una zona che per 30 anni è successo quello che è successo. Come esistono altri punti del nostro territorio, che io ritengo punti nevralgici, che vanno sicuramente bonificati. Però è chiaro che oggi siamo in un momento di difficoltà economica, l'intera nazione, l'intero paese. Vediamo se esiste qualche tipo di finanziamento. Mi faceva notare qualche eurodeputato che stanno uscendo dei finanziamenti per bonifiche ambientali. Vediamo se riusciamo a fare un progetto collettivo dove poter inserire di tutto e magari mettere sotto videosorveglianza quell'intera area, perché credo che la soluzione finale non sia soltanto quella della presenza delle forze dell'ordine, ma creare usare i giusti mezzi per far sì che anche di notte la zona sia controllata. Quindi prendo spunto dalla notizia che mi dai tu, ma è una notizia di cui parliamo tutti i giorni, e mi farò carico di parlarne all'interno di questa riunione. All'ultima domanda, un flash, non entrerò in questioni politiche e di bilancio perché avremo sicuramente modo di parlarne nei prossimi giorni in maniera più dettagliata e approfondita, anche con magari il discorso giunta e quant'altro. Però, visto che abbiamo parlato tanto di sicurezza, e visto che stiamo parlando anche di controlli notturni, recentemente, intorno alla fine di agosto, inizio di settembre, si è verificato un incendio in un'attività commerciale di Tor San Lorenzo e la stessa notte alcuni atti vandalici ennesimi alla scuola di via Campo di Carne. Insomma, si parlò in passato anche di videosorveglianza, quella è una scuola che spesso viene colpita da questo tipo di atti. In tal senso state prevedendo anche per il discorso bilancio qualche somma da dedicare alla videosorveglianza o quantomeno a reprimere questi fenomeni che sono un vero fastidio per voi e per i ragazzi della scuola? Non è soltanto un vero fastidio, è veramente una cosa che dà fastidio all'anima. A parte il fatto dell'attività commerciale bruciata, che io mi sono trovato, credo che sono arrivato verso l'1 in quella situazione. Quindi dovete immaginare lo stato psicologico di una persona che, c'è anche Luigi qua, ha già subito cose del genere, quindi risentire l'odore ti dà enormemente fastidio. Però quella credo che sia un'indagine a sé. Sembra invece fatta a orologeria, ogni qualvolta stanno per riaprire le scuole o durante il periodo natalizio si verifica questi atti vandalici. Devo dire che come amministrazione abbiamo risposto bene, perché poi alla fine abbiamo colto l'occasione per dare anche un piccolo restyling su richiesta dei direttori e delle maestre, abbiamo dato una risistemata. Però credo che fare delle azioni all'interno della propria scuola, distruggere quello che è proprio, credo che è fuori da ogni ragionamento civico. Cioè, io mi ricordo da ragazzo, cioè, quando gli altri si divertivano a tirare con le mazzafionde ai lampioni, io mi innervosivo, come quando andava di moda con la porcellana della candela a rompere i vetri delle cabine. Dico, ma guardate che quella è una cabina nostra. E così dico se sono dei ragazzi. Fate attenzione che quelle sono le vostre scuole. Andare a scuola è un diritto, imparare ti permette domani di diventare qualcosa di più. E quindi subire degli atti vandalici su delle scuole dove vanno i bambini dell'asilo, i bambini delle elementari, delle medie, credo che sia una cosa veramente vergognosa. Ritorno alla questione, mi diceva, delle telecamere. Stiamo cercando in qualche modo di mettere nell'interno del pacchetto risparmio energetico la possibilità di posizionare delle camere all'interno di tutte le nostre scuole, ma non solo lì. Credo anche in zone specifiche del territorio. Mi sembra che dovrebbe partire adesso in settimana, la settimana prossima, una serie di telecamere su via Pavia per risolvere quel problema scandaloso. Nel contempo abbiamo messo su tutte le scuole il sistema di Wi-Fi, cioè la linea senza fili,
E diventa quindi facile collegare a questa linea senza fili delle telecamere che permettono di videosorvegliare l'area. Vediamo se riusciamo a trovare qualche soldino in più. So che la Regione sta facendo uscire una serie di bandi sia per la sicurezza, sia per i vigili urbani, sia per, credo qualcosa anche per le scuole. In parte noi abbiamo già preso un finanziamento, quello delle scuole belle, di circa 180.000 euro, e dovremmo appaltarlo nel più breve tempo possibile. Quindi ci sono in campo una serie di cose. È chiaro che non è più come una volta. Non esiste più il periodo delle cosiddette vacche grasse, come si diceva una volta. Quei pochi soldi che ci sono vanno centellinati, vanno spesi nel modo più giusto. Io una cosa ho chiesto ai consiglieri, tutti, di perlomeno mantenere i finanziamenti nei confronti dei bambini disagiati, dei disabili, l'assistenza domiciliare alle persone meno abbienti. Su questo ho detto non transigo. Se decade anche quest'ultimo baluardo, vuol dire che non c'è più motivo di mettersi a fare il sindaco, vuol dire che stiamo facendo gli esattori per lo Stato, che è la stessa cosa che ho detto nelle varie riunioni a livello senatoriale, a livello parlamentare, alla Corte dei Conti. Cioè, fare il sindaco significa anche sviluppare una politica. Se non c'è più nessun termine per poter far politica, ma stiamo soltanto riscuotendo le tasse, non da utilizzare per i nostri cittadini, ma in parte vanno, anzi, in gran parte vanno allo Stato, una piccola parte tornano al Comune, a quel punto non sei più non hai più un ruolo politico, ma sei diventato semplicemente un esattore. Rifacciamo come si faceva una volta, i podestà vengono loro, decidono loro, è inutile fare delle votazioni. Quindi finisco qui il mio discorso e vi ringrazio per avermi ascoltato.